Gli ultimi accadimenti nel quartiere Rancitelli ripropongono il problema sicurezza a Pescara. Vice sindaco Blasioli, c'è un'emergenza oppure no? Ma io non voglio parlare di accadimenti, voglio parlare di, diciamo, di sicuramente di episodi. Spero di poter parlare di episodi, perché questo significherebbe non alzare veramente l'attenzione su un quartiere che ultimamente aveva fatto registrare tutto sommato una quiete abbastanza tranquilla, non c'erano stati episodi particolarmente rilevanti. Però questo ci impone sicuramente una riflessione come città, che sicuramente non può passare, non può balzare gli onori della cronaca per situazioni come queste. Noi siamo una città turistica, abbiamo detto proprio qualche minuto fa, abbiamo portato le presenze turistiche a Pescara da 158.000 nel 2015 a 259.000 nel 2017 e l'anno 2018 è stato un anno fantastico. Chi è venuto a Pescara anche nelle ultime manifestazioni, nelle ultime grandi manifestazioni, ci ha riconosciuto anche una sensazione di sicurezza che si respirava in giro per la nostra città. Questo ci impone naturalmente un maggiore controllo delle periferie, un maggiore controllo soprattutto della zona della Madonna del Fuoco dove si sono registrati questi episodi e ci impone soprattutto una stretta collaborazione tra il Comune di Pescara, che è l'istituzione presente sul territorio, e le forze dell'ordine. Proprio per questo tra qualche giorno incontreremo, è nostra volontà quella di incontrare questore e prefetto per fare il punto della situazione.